Eccola, lei è già pronta per mangiare. Salve amici di LoloTubeStan 5 e benvenuti e ben ritornati nel mio canale. E se non sei ancora iscritto, ricordati di iscriverti. Oggi è arrivato quel momento fatidico che tutti gli YouTuber fanno. Faremo la carbonara alla LoloTube. Pronti? Ed eccoci qua ragazzi, gli ingredienti per fare la carbonara alla LoloTube. Iniziamo subito dal pecorino, il sale, il pepe, le uova, la bowl dove metteremo tutti gli ingredienti, il guanciale e gli spaghetti. E adesso iniziamo subito con la lavorazione della carbonara alla LoloTube 75. Bene ragazzi, allora iniziamo subito con la preparazione della carbocrema. Allora io la faccio così, metto due tuorli a persona. Poi bene, adesso vi mostro la procedura. Iniziamo subito con mescolare i tuorli, giusto così per... Eccolo, vedete? Si vede? Ok. Mettiamo un pizzichino, no, questa qua non sta, ci sta, un pizzichino comunque di sale, eccoci, il pepe, diamo un'altra mescolata. Poi mettiamo il pecorino. Dovrebbe essere sui 40 grammi a persona, mi pare di... Ma io faccio tutto ad occhio, eh. Il pecorino. Quando la crema è abbastanza densa. Metto ancora un pochetto, dopo si può sempre aggiungere. Diamo ancora una mescolata. E poi se è troppo densa basta mettere un po' d'acqua di cottura che metteremo comunque per pastorizzare le uova alla fine. E il composto praticamente è pronto. Adesso andiamo con la preparazione del guanciale. Bene ragazzi, adesso cuciniamo il guanciale. Ok. Eccolo. A me piace abbastanza croccante, anche se questo tipo di guanciale che ho trovato oggi non è proprio il massimo, perché non ho trovato quello bello fresco da tagliare a mano, ma va bene, cercheremo di arrangiarci con quello che abbiamo trovato oggi. E niente, lo lasciamo a cuocere fino a quando non diventa bello croccante e poi andremo avanti con la preparazione della carbonara. Ragazzi, prendiamo un po' di olio del guanciale e mettiamolo nell'uovo così pastorizza un po'. Eccoci, giusto un pochino. E via, bom, ok. Bene, adesso do una bella mescolata. Bene, adesso mettiamo il guanciale in una bowl, bello croccante, vedete? Ok, è ben pronto. Adesso aspettiamo che la pasta cuocia, sta cominciando già a bollire, e poi facciamo l'ultimo passaggio per fare la carbonara. Intanto la carboncrema è qui e via. Sì. Noi siamo in due, quindi mangeremo 100 grammi di pasta a testa e via. O forse qualcosina di più, dai, visto che è una fame nera. Usiamo circa 100 grammi di pasta a testa e via. Quanto è? Ecco, 196. metto ancora un po' di più. Facciamo 220. Ecco, facciamo 220 perché ho una super fame.
Pronti allora? Adesso l'acqua comincia a bollire e mettiamo la pasta! Bene, la pasta è pronta, mettiamolo subito dentro la bowl, così è super calda e finisce di cuocere le uova. Vedete? Questo è un passaggio che bisogna farlo subito. Ricordate di non buttare via l'acqua della pasta, perché se la crema è troppo densa basta mettere un goccetto di acqua per farla diventare. Metti un po' d'acqua, infatti, che è un po' troppo densa. Cucchiai di acqua, metti, eccoci, dai una bella mescolata ancora e poi mettiamo il guanciale, vedete? Mettiamo il guanciale, diamo ancora una mescolata. Ops, via, metti un po' d'acqua se tu vedi che è troppo densa. Metti, tanto l'acqua è super calda, così pastorizza ancora di più le uova e anche rende con l'amido più cremoso, metti. Fino a che fa la cremina, vedete i fianchi, deve restare un po' come se fosse una crema. Metti. Da questa parte dovete farla un po' d'occhio, ragazzi. Quando vedete che bella cremosa, c'è chi piace più cremosa, meno cremosa. Ora, perfetto. Ecco, se uno vuole può mettere ancora un po' di acqua di cottura, ma per me, per i miei gusti, va bene così. E via. Adesso facciamo l'impiattamento. Iniziamo con l'impiattamento. Obla. Ecco, c'è già spesso, no, un granché. Eccolo. Un po' di pepe per... Ed ecco qui, ragazzi, la carbonara alla LoloTube. Bene, ragazzi, facciamo l'assaggio degli spaghetti alla carbonara di LoloTube. Meravigliosi, ragazzi, meravigliosi. Troppo buoni. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!